Grazie Andrea, io a questo punto aprirei, visto che non c'è molto tempo, subito lo spazio per gli interventi, per il dibattito, per cui se qualcuno vuole subito proporsi, allora vedo, ok, allora vediamo, primo intervento, alzata di mano, poi Daniela Pezzi, poi Enrico, vediamo, sì. Sì, buongiorno a tutti, io vi rubo solo 5 minuti, vi volevo portare la mia esperienza perché è stata nominata l'emergenza e vi porto la mia esperienza come medico in un grande pronto soccorso del centro di Roma. Dal mio privilegiato punto di osservazione, a volte chiaramente, altre volte meno, io vedo le necessità e a volte i buchi di un servizio sanitario che dovrebbe essere l'unica realtà che può e che deve dare le risposte. Allora, se fai un incidente stradale vieni in pronto soccorso, ci vieni pure se sei un giovane che si lascia con la fidanzata, è un attacco di panico, ci vieni se sei un anziano che respira male. E io non mi devo preoccupare dell'appropriatezza dell'accesso, come si diceva prima, no? Gli accessi sono inappropriati, perché la mia competenza in quel momento è la cura di chi ho di fronte. Però la mia azienda mi chiede appunto di avere altre competenze, che sono competenze organizzative, cioè in questo sistema il pronto soccorso è il cardine dell'ospedale per acuti, cioè siamo gli amministratori delle risorse dell'ospedale, a volte siamo proprio il regolatore dell'accesso alle cure. Poi l'azienda mi chiede anche di essere un dirigente medico e quindi di essere un dirigente, di non aver diritto agli straordinari, perché io devo lavorare per obiettivi di budget, salvo poi dirmi di timbrare in orario, quindi come l'ultimo degli impiegati, perché altrimenti appunto spreco risorse, quando invece sarebbe così importante sollecitare il lavoro extra proprio perché gli ospedali chiudono il venerdì, solo l'emergenza rimane aperto, venerdì, sabato e domenica negli ospedali non si trova un servizio neanche a pagarlo. E, burocratizza, a pagarlo lo trovi, è vero, burocratizza nel lavoro chiedendoci di fare la ricetta elettronica e non so se qualcuno ci ha visto le prese con la ricetta elettronica, ci impieghiamo 20 minuti però poi si lamentano perché ci sono le liste fuori i pazienti che attendono in sala d'attesa e allora anziché puntare sulla ricetta elettronica mi chiedo la proposta della cartella che segue il paziente, perché il paziente, come diceva benissimo il collega, viaggia negli ospedali ma la cartella non viaggia con sé e questo per noi è un problema enorme di tempo e di spreco delle risorse. I pronto soccorsi sono affollati perché il luogo in cui solitudine, esasperazione e disagio vengono a cercare conforto, soprattutto quando i sistemi di protezione sociale non sanno dare risposte. E la mia sensazione è che l'emergenza poi sia l'ultima della rete in cui il paziente cade perché passa attraverso le falle di tante reti che non ci sono o che lavorano male. Per esempio, dottoressa, mi hanno dato appuntamento per una mammografia a dicembre del 2018. Io mi sento un nodulo, che cosa devo fare? Viene in pronto soccorso, giustamente, e questo perché lo sa che si velocizza chiaramente il sistema. Ci sono 11 milioni di italiani che hanno proprio deciso di non curarsi perché non ce la fanno a stare dietro, non sostengono la spesa. Ecco, in questo senso il pronto soccorso è proprio il salvagente per le inefficienze del sistema. Smantellando poi i posti di primo soccorso, ne hanno tolti circa 13 tutti quanti, hanno accorpato le ASL e hanno creato dei giganti colossi di ASL da 1,5 milioni di abitanti, la Roma 1, cioè quanto tutta la popolazione della Liguria, per intenderci, come dice lo stesso direttore della Roma 1, per amministrarli ancora devono sviluppare le competenze manageriali adatte per sviluppare questi colossi. E quindi diciamo, secondo me, il rischio è che si continui, cioè almeno quello che io vedo, il fatto che si continui a calpestare la dignità e il diritto alla salute che è, diciamo, sancito dalla Costituzione.
sto per concludere, che cosa fare. Allora, l'idea che dovrebbe animare, secondo me, chi ci governa è la centralità del paziente e non la centralizzazione del sistema sanitario. Questo è da medico, io chiederei risorse, per esempio. Anche lo sblocco delle mobilità interregionali, perché un collega che si è visto costretto a fare concorsi al di fuori, dopo 10 anni di lavoro in altre regioni, forse ha anche diritto a riavvicinarsi a casa. E poi concorsi, per esempio, ci sono specializzandi che nel frattempo si sono specializzati e non vedono in alcune branche come la cardiologia un concorso da più di 10 anni, nel frattempo si sono invecchiati questi specializzandi. E poi infine, in un mondo utopico, secondo me, la diatriba pubblico-privato non dovrebbe esistere. Gino Strada, che a me piace citare perché insomma è un medico che lavora secondo me nelle condizioni più atroci in cui un essere umano si possa trovare, che è la guerra, dice che esiste solo una sanità, che è quella pubblica, tutto il resto è una schifezza. Ora, si può essere, diciamo, d'accordo, è sicuramente un'affermazione forte, ma è indubbio che non si può generare profitti con la salute della gente, ve lo dice una che ci ha lavorato nella sanità pubblica convenzionata. E io vi ho voluto raccontare la mia esperienza e vi racconto anche un'altra cosa e concludo. Porto avanti un lavoro con un'associazione, si chiama Agave, che si occupa di giovani, non solo giovani, ma uomini e donne, e il cui presidente è qui, magari poi Enrico Ferraro ci dice qualche cosa. E perché lavoro anche in un'associazione oltre al mio lavoro ospedaliero? Perché abbiamo una visione in comune noi, cioè è la centralità dell'uomo rispetto invece al pensiero che hanno generato dell'azienda e dei clienti anziché dei pazienti. E questo perché amministrare il bene pubblico non possiamo parlare di governance, ma perché il bene pubblico è la salute stessa della gente. Vi ringrazio.